Il film è ambientato nella Shanghai del 1940, dove i gangster locali stanno picchiando gli agenti di polizia che hanno arrestato la bella moglie del capo solo per aver sputato. Nessuno osa vendicarsi dal momento che lui ha inveito verso il capo della polizia. Escono dall'edificio, ma sentono qualcosa di strano, come se le macchine per strada mancassero. Improvvisamente, un'orda della famigerata banda rivale chiamata Axe Gang li circonda mentre tutta la gente del posto chiude tutte le porte e le finestre perché hanno paura della situazione. Iniziano a sparare spietatamente ai gangster, lasciando da solo il capo della banda. Lui tenta di scappare, ma uno degli uomini vestiti di nero gli lancia un'ascia, tagliandogli una gamba. Implora pietà, ma il leader a sangue freddo dell'altra banda, Tsum, lo ignora e inizia a tagliarlo ripetutamente. Dopodiché, l'Axe Gang ordina agli agenti locali corrotti di ripulire il pasticcio. Per celebrare la loro vittoria contro i loro rivali, i gangster iniziano a ballare goffamente mentre continuano a terrorizzare la città con la loro arma caratteristica, l'ascia. La scena si sposta nel quartiere più povero del paese, Pigsty Alley, dove vivono tutti pacificamente poiché nessuna banda è interessata a governare, in quanto il distretto non può generare profitti. Il posto è di proprietà di un padrone di casa, che sembra essere sempre ubriaco e ama flirtare con le donne, e la sua scontrosa moglie, il cui hobby è urlare contro gli inquilini e picchiare le persone. Uno dei residenti rimane senza acqua mentre fa il bagno, ma viene schiaffeggiato in faccia dopo essersene lamentato con la padrona di casa. Nel frattempo, il marito tenta di spiare le ragazze in bagno, ma viene beccato e picchiato spietatamente dalla moglie. Pochi istanti dopo, i truffatori dilettanti Singh e il suo grasso compagno Bon visitano Pigsty Alley e vanno direttamente dal barbiere, sperando che possano ricattare qualcuno lì. Essi tentano di estorcere il bel barbiere fingendo di essere dei membri dell'Axe Gang. Tuttavia, il loro piano fallisce poiché non mostrano alcuna paura e il barbiere inizia a chiamare gli altri residenti. Nonostante sia stato messo alle strette, Singh sfida uno di loro a duello. Si rende conto di aver scelto il distretto sbagliato quando ogni residente ha la propria unicità, e viene persino picchiato da una vecchia signora. Decide quindi di scappare, ma appare la padrona di casa e inizia a picchiarlo ripetutamente. Sentendosi minacciato, Singh cerca di bluffare. Lancia un petardo, affermando che sta chiamando i rinforzi. Sfortunatamente, l'esplosione colpisce il vero boss dell'Axe Gang che cammina verso di lui con un esercito di gangster vestiti di nero. Singh li provoca, informando il boss che è stato uno dei residenti a lanciare il petardo. La fiera padrona di casa si rende conto di essere nei guai e comincia a fuggire nella sua stanza. Il barbiere peggiora le cose quando si presenta e in qualche modo colpisce il boss con una forza misteriosa, lasciandolo morire all'interno di un barile. La banda quindi chiama i rinforzi e all'improvviso il distretto è circondato dai gangster, che iniziano a terrorizzare gli innocenti residenti. Trascinano una donna e suo figlio, versandoli della benzina e minacciando di bruciarli vivi. Sun chiede all'assassino del capo di arrendersi, ma nessuno si fa vivo. Subito dopo aver lanciato l'accendino, appare un uomo chiamato Colie, che afferma di essere il colpevole. Colie poi attacca i gangster con il suo calcio, mettendoli fuori combattimento uno per uno. Subito dopo, un inquilino nerd chiamato Taylor si presenta per aiutare il suo amico. Le loro armi sono inutili contro gli inquilini, mentre Donut si presenta e distrugge tutti i fucili. Si scopre che i cittadini sono tutti maestri di Kung Fu e i gangster non hanno alcuna possibilità di sconfiggerli. Dopo una lunga e unilaterale lotta, tutti loro vengono sconfitti e i restanti gangster tentano di ritirarsi disperatamente. Nel quartier generale dell'Axe Gang, Singh e Bon vengono catturati per aver causato imbarazzo alla squadra. Sum è furioso e ordina al suo scagnozzo di eliminarli immediatamente. Tuttavia, Singh riesce a liberarsi prima che la sua faccia venga squarciata da asce scagliate verso di lui. Il capo è impressionato dalla sua abilità di scassinatore e permette loro di unirsi alla banda, ma solo dopo aver ucciso con successo qualcuno. Singh pianifica di uccidere uno dei residenti di Pigsty Alley per mettersi alla prova, ma Bon mette in dubbio le sue intenzioni poiché tutti loro sono maestri di Kung Fu. Poi torna alla sua infanzia quando ha comprato un libro tutorial di arti marziali intitolato The Buddhist Palm, da un venditore ambulante dopo che gli è stato detto che era nato con una speciale aura Kung Fu. Dopo aver letto attentamente il manuale e aver praticato duramente, tentò di utilizzare la tecnica per salvare una ragazza muta dall'essere vittima di bullismo da parte di ragazzi più grandi, ma invece venne picchiato e umiliato. Da allora, ritirò la sua intenzione di essere un eroe e scelse di diventare un cattivo. Non molto tempo dopo, individuano una signora che vende gelati. Fanno finta di comprarne uno, ma poi scappano subito dopo aver ricevuto i coni. Il giorno successivo, questi perdenti tornano a Pigsty Alley dove Singh cerca di uccidere la padrona di casa a distanza con un coltello, ma la sua idea gli si ritorce contro. Dal momento che il coltello rimbalza indietro e pugnala lui invece.
La padrona di casa li vede e Bon tenta di lanciargli una gabbia di serpenti contro, ma rilascia accidentalmente gli animali che mordono Bing sulle labbra. Sing scappa, ma viene inseguito dalla padrona di casa finché in qualche modo non riesce a schivarla e fuggire in sicurezza. Si nasconde per un po' sul pulpito di un semaforo dove le sue ferite si rimarginano rapidamente e inizia lentamente a rilasciare la sua aura interiore di Kung Fu, senza che lui se ne accorga. Dall'altro lato, Sum assume due assassini a sangue freddo per prendersi cura dei combattenti a Pigsty Alley. Gli arpisti, che risultano essere ciechi, menzionano il miglior assassino del mondo chiamato The Beast che ora è rinchiuso in un manicomio a causa della sua ossessione per il Kung Fu. Più tardi quella notte, Collier decide di lasciare il distretto quando per coincidenza si imbatte in uno degli assassini arpisti. Lo ignora e continua a camminare mentre le cose intorno a lui iniziano a rompersi. Tuttavia, è troppo tardi per lui per reagire poiché l'arpista riesce a finirlo solo con le onde sonore. Nel frattempo, l'altro assassino si intrufola nella casa di Taylor e lo attacca. Taylor, che ha intenzione di ritirarsi dai combattimenti, è costretto a contrattaccare, il che provoca un pasticcio. Nel mentre, fuori dall'edificio lo aspetta l'altro arpista cieco. Inizia a suonare lo strumento mentre sprigiona acute onde sonore verso il vecchio. L'assassino lo attacca ripetutamente finché Donut non si presenta per dare assistenza. Riesce a bloccare tutti gli attacchi in arrivo con le sue armi ed è in grado di sferrare un contrattacco verso gli assassini, ma non dura a lungo poiché gli arpisti accelerano nel lanciare le micidiali onde sonore. I combattenti finiscono la loro energia e i nemici lanciano il loro attacco finale verso di loro, ma i rumori fanno arrabbiare la padrona di casa, e lei usa la sua tecnica urlante, che disperde l'onda sonora e terrorizza gli assassini. Anche il padrone di casa appare all'improvviso e inizia a giocare con il suo corpo flessibile. Attaccano gli arpisti a turno finché non li sconfiggono. Gli assassini afferrano l'arpa e si preparano a sferrare il loro miglior attacco, ma la padrona di casa si presenta casualmente e mostra la sua capacità di urlare, sconfiggendo gli assassini con stile. Purtroppo, Taylor e Donut muoiono nel processo e l'intero distretto, compresi i proprietari terrieri, piangono per loro. Il giorno successivo, Sing e Bon individuano la stessa venditrice di gelati. Sing la minaccia e la getta a terra, ordinandole di dargli tutto il suo denaro. Ma la ragazza piange perché non si aspetta di essere derubata dal ragazzo che una volta ha salvato la sua vita dai bulli. La ragazza muta gli mostra lo stesso lecca-lecca di molti anni fa. Sing la riconosce, ma non prova alcun rimorso mentre getta via il lecca-lecca e se ne va. In seguito, il disperato Sing viene improvvisamente portato via dai gangster vestiti di nero. Sum lo ammette come membro della banda e gli dà un lavoro. Viene quindi portato in un manicomio dove ha il compito di rilasciare The Beast che è rinchiuso nella cella più sicura dell'edificio. Esplora il luogo e alla fine arriva in un bunker sotterraneo. Utilizza la sua abilità di scassinatore per sbloccare la porta di metallo ed è molto sorpreso quando il miglior killer è solo un vecchio debole. La bestia viene portata al casinò dell'Axe dove nessuno crede nelle sue capacità, compreso il capo. Per mettersi alla prova, lascia un gangster a prenderlo a pugni spietatamente. Afferra persino una pistola dal gangster e la punta verso la sua stessa testa. Preme il grilletto e in qualche modo riesce a catturare il proiettile senza sforzo. Allo stesso tempo, The Beast avverte la presenza di un degno avversario all'interno del casinò e inizia a devastare tutto, il che terrorizza tutti i giocatori. Si scopre che sono il padrone e la padrona di casa, che hanno fatto una visita per eliminare l'Axe Gang. La coppia porta anche una campana funebre come regalo per Sum. La bestia sfida la coppia e inizia la lotta tra di loro. Sebbene sia una lotta 2-1, sembra che la coppia stia lottando per battere il vecchio. La padrona di casa usa la sua caratteristica abilità urlante, il ruggito del leone, ma la bestia si allontana a malapena dalla sua posizione. Rendendosi conto che non possono batterlo a mani nude, la coppia rompe la testa della campana gigante e la utilizzano per generare un'enorme potenza al ruggito. L'urlo distrugge l'intero casinò e ferisce efficacemente la bestia. Sorprendentemente, il vecchio sopravvive all'attacco, così la coppia inizia a scatenare il secondo ruggito, ma lui ammette la sua sconfitta. Tuttavia, quando la coppia abbassa la guardia, la bestia li colpisce con bastoni affilati e riesce a pugnalarli nello stomaco. La lotta continua e alla fine i tre vengono immobilizzati in una serratura interarticolare. A questo punto, Sum ordina a Sing di rompere lo stallo. Afferra il legno e inizialmente lo colpisce alla testa poiché è confuso. Dopodiché, Sing colpisce stupidamente la bestia invece della coppia. Questa azione ha fatto infuriare il vecchio che si libera immediatamente e sferra selvaggiamente pugni in faccia a Sing. Il padrone di casa e la padrona di casa sfruttano questa opportunità per scappare, portando anche Sing con loro. Sum ferito urla alla bestia, accusandolo di aver fatto scappare la coppia. Stufo, pone fine alla vita del capo con un solo movimento del braccio.
La coppia riporta Singa Pixty a lei e lo avvolge immediatamente con delle bende. Sono confusi su come quest'uomo possa sopportare un tale danno ed essere ancora vivo. Sono anche stupiti dalla sua velocità di recupero. Non molto tempo dopo, la bestia e altri gangster arrivano nel quartiere che è stato completamente abbandonato dai suoi residenti. Singh si presenta sorprendentemente, con il suo corpo completamente guarito come se nulla fosse successo. Si scopre che i pugni in precedenza hanno sbloccato il talento interiore di Singh e ora è diventato un maestro di Kung Fu. Fino a pochi minuti fa era un perdente, ma ora riesce a eliminare tutti i gangster senza sforzo. Prende a calci gli uomini vestiti di nero proprio come se giocasse a calcio. Dopo aver sconfitto tutti i gangster, affronta la bestia e sferra un calcio alto, ma l'uomo riesce comunque a resistere all'attacco e reagisce. Dopo aver scambiato alcuni pugni, Singh lo atterra con successo. Rendendosi conto che non può competere con lui, il vecchio si trasforma nell'uomo rana, The Todd Style, e guadagna un'enorme potenza e velocità. Colpisce Singh con la sua testa calva, mandandolo in alto nel cielo. Continua a volare nell'atmosfera finché non rallenta e vede una nuvola trasformarsi in Buddha. Mentre carica ad altissima velocità verso il vecchio, usa l'abilità del palmo del Buddha per attaccarlo. La forza forma un enorme palmo a terra che schiaccia gravemente la bestia. Come previsto, si arrende immediatamente, ma cerca di attaccare Singh con una bacchetta. Lui vede che l'attacco sta arrivando e scatena un altro Buddha Palm proprio accanto a lui, danneggiando tutto edificio dietro di loro. Questa volta, The Beast ammette davvero la sconfitta in lacrime per la prima volta. Come il tempo passa, Singh e Bon aprono una gelateria dove Singh e la ragazza muta si riuniscono. Iscriviti per guardare altri video come questo, attiva le notifiche e lascia un mi piace e un commento per aiutare il canale. Grazie per la visione!